Eleganti vetrine, di solito scintillanti di profumi e balocchi, come diceva una famosa canzone di più di mezzo secolo fa, o di altri articoli destinati al consumo, una volta tanto espongono anche i cimeli di un'avventura che dura ormai da più di un secolo. Più che indurre in tentazione, una volta tanto vogliono indurre alla riflessione. Ci invitano a riflettere su un problema scottante come è quello dell'emigrazione. Curiose imbandigioni, insieme ai vini DOC e Dannata, alle ghiottonerie e ai manicaretti tipici locali, ecco le testimonianze di chi ha assaggiato quanto sa di sale lo pane altrui. Strane composizioni, singolari accostamenti. Accanto ai raffinati articoli da viaggio per Globetrotters di lusso e alle costose 24 ore da VIP, fa bella mostra di sé il modesto equipaggiamento di chi ha varcato la frontiera o è andato al di là dell'oceano solo perché al di qua per lui non c'era lavoro. A incominciare dalla anche fin troppo famosa valigia di fibra o di cartone legata con lo spago. E insomma vetrine come docce scozzesi, assemblaggi inquietanti e contraddittori, come è a pensarci bene la nostra realtà di ieri e di oggi. Siamo a Belluno nei giorni 25 e 26 luglio del 1986. E il concorso per la miglior vetrina, ispirata al tema dell'emigrazione, fa parte dei festeggiamenti indetti per il ventennale della AEB, la Associazione Emigranti Bellunesi. Ma che cos'è questa ventenne AEB, questa Associazione Emigranti Bellunesi? Beh, la sigla AEB sarà un po' sibillina, ma Associazione Emigranti Bellunesi parla chiaro. Basta aggiungere che si tratta di una libera associazione a carattere volontaristico, ispirata ai principi cristiani, ma affidata alla responsabilità di cittadini laici. Fondata qui a Belluno nel 1966. Però va detto che a costruirla, mattone su mattone, sono stati soprattutto i bellunesi nel mondo. Qui a Belluno è nata l'idea e il progetto, ma è stato all'estero che zona per zona si sono costituite le singole famiglie bellunesi, senza le quali l'associazione sarebbe una curiosa testa senza corpo, così come sarebbe un curioso soliloquio quello del giornale dell'associazione Bellunesi nel mondo se a prendere la parola sulle sue pagine non fossero costantemente i lettori a cui viene spedito, gli emigrati. Impaginato e stampato a Belluno, Bellunesi nel mondo è scritto e composto ai quattro angoli del pianeta. Tra i temi prioritari di questa assemblea annuale dell'associazione c'è indubbiamente quello della casa per gli emigranti che ritornano, un problema scottante che l'associazione ha affrontato coraggiosamente. Ecco qui un lotto di case per emigranti rientrati, inaugurato proprio nel primo giorno dei festeggiamenti a Limana. Un modo concreto per celebrare il ventennio dell'associazione. Man mano che metteremo altre prime pietre riusciremo a coinvolgere sempre più persone verso una realtà, quella dell'emigrazione, che non appare nella nostra provincia, perché non esiste famiglia che non abbia un qualche contatto con l'emigrazione. Grazie a voi tutti di quello che avete fatto, cerchiamo di stare uniti e di andare avanti costruendo altre case, altre realtà che possono essere per noi foriere di risultati positivi. Cin cin dunque per questa inaugurazione che rappresenta forse il momento di maggiore soddisfazione per quanti, dentro l'associazione o in suo nome, si sono battuti perché questo sogno divenisse realtà e che sono decisi ad adoperarsi ancora affinché il sogno realizzatosi per pochi lo sia via via per molti di più, per tutti coloro che attendono solo questo per coronare una vita di duro lavoro all'estero e per sperare di riassaporare la dolcezza di un vero ritorno a casa dopo tanto vagabondare. Un cantiere in piena attività per la costruzione di case per gli emigranti. Siamo a Sedico, altro comune della provincia di Belluno. Pure qui un primo lotto di queste case già ultimato viene inaugurato oggi.
da movimenti condizionati. Anche se le parole sono improntate a modestia, tutti i discorsi in questa circostanza sono ispirati ad un senso di legittima soddisfazione. Quello della casa, per gli emigranti che tornano, è indubbiamente uno dei problemi più importanti e vitali. E l'aver contribuito in maniera determinante a risolverlo, come in questi casi, o ad avviarlo a soluzione, come in molti altri, è un motivo di orgoglio che giustamente va sottolineato e, sia pure senza retorica, ascritto a merito principalmente dell'A e B. Casa vuol dire famiglia e famiglia vuol dire figli. Altro problema fondamentale per chi rientra o per chi ha intenzione di rientrare o per chi vuol mantenere comunque vivo il legame con le proprie radici è l'apprendimento o il recupero della lingua madre da parte dei figli che sono nati e cresciuti all'estero. San Gregorio nelle Alpi, un paese che ha dato un grande contributo anche di sangue all'immigrazione, è uno dei centri della provincia di Belluno dove questi corsi di recupero linguistico per figli di emigrati sono stati tenuti con profitto su iniziativa dell'Associazione Emigranti Bellunesi. Sentiamo. Qui siamo alla scuola alberghiera di Sedico, gestita dall'ENAIP. Come si sa, l'ENAIP è una emanazione delle ACLI e, come dice il suo stesso nome, Ente Nazionale Assistenza e Istruzione Professionale, si preoccupa della preparazione professionale nei vari settori di lavoro, dalla elettrotecnica all'informatica, dalla meccanica all'elettronica, dalla conduzione aziendale all'assistenza turistica. L'attività alberghiera è uno di questi settori. In questa scuola, come in altre dello stesso tipo, si formano cuochi e personale di cucina, maître d'hôtel e personale di sala. E qui si inserisce l'Associazione Emigranti Bellunesi, che utilizza questi e altri corsi per la qualificazione professionale o la riqualificazione degli emigranti, soprattutto giovani. Ormai concluso, può dirsi, e fortunatamente, il tempo in cui l'emigrante italiano partiva da casa e varcava la frontiera o l'oceano con l'unico corredo della famosa valigia di cartone e delle proprie braccia. Ed era quindi condannato in partenza a costituire nei paesi di destinazione nient'altro che un'entità di forza lavoro bruta, a sparire come individuo, inghiottito dall'immenso esercito della manovalanza anonima di cui molte nazioni, soprattutto d'oltreoceano, avevano fame per poter realizzare il loro sviluppo. In omaggio al principio che anche l'occhio vuole la sua parte, nella sala delle contrattazioni della Camera di Commercio di Belluno è stata allestita una mostra fotografica, che in seguito diventerà itinerante, in cui è data in succinto una specie di storia per immagini dell'emigrazione bellunese. Di fronte a queste facce di venditrici ambulanti o di balie, a questi gruppi di famiglia di seggiolai o minatori, negli abiti e nelle fogge del tempo, ma con l'espressione inconfondibile della nostalgia e della pena sul volto, non si può fare a meno di soffermarsi per una considerazione sulla dura condizione degli emigranti dei primi anni di questa storia. È ancora il presidente dell'AIB che apre l'incontro per l'inaugurazione della mostra fotografica, la presentazione del libro sui 20 anni di vita dell'associazione e infine la premiazione delle vetrine partecipanti al concorso sul tema emigrazione. Tre manifestazioni accomunate dall'uso dell'immagine e del dato storico, grazie alle quali non c'è, si può dire, abitante in Belluno che non abbia ormai negli occhi e nel cuore almeno un riferimento indelebile alla lunga vicenda degli emigrati bellunesi. Il solenne pontificale è celebrato da Monsignor Maffeo Ducoli, vescovo di Belluno e di Feltre. Partire dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese. Il Signore disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre. Mai come in questa occasione si riveste di attualità il testo biblico che parla di questo doversi separare dalla propria terra del patriarca Abramo e di tutto il suo popolo. Così come attuale è l'ansia e la gioia del ritorno del popolo di Mosè incamminato verso la terra promessa, ogni volta che, dopo anni di penosa lontananza, gli emigranti rientrano in patria o comunque si trovano a sentire di voler tornare, se possibile, appena possibile. Ecco, i rappresentanti delle varie famiglie bellunesi sparse ovunque per il mondo offrono al vescovo doni. Sono doni dal valore fortemente simbolico che vogliono solo testimoniare l'attaccamento dei bellunesi nel mondo alle proprie origini etniche, culturali e religiose. E dopo il momento dei doni viene quello del fuoco. Ognuno si passi il fuoco e se lo produca anche da solo, se è possibile, usando
Il senso delle fiammelle che passano di mano in mano è questo: la speranza, la fiducia di potersi ritrovare sempre fratelli dopo la dispersione ai quattro angoli della terra, di sentirsi ancora parte di questa comunità di fedeli. Il coro polifonico del centro turistico giovanile diretto da Monsignor Sergio Manfroi, con i suoi 40 componenti, crea momenti di suggestione indimenticabili. Della sfilata e dell'abbraccio festoso con tutto il popolo di Belluno. A suonare con impegno e lena le allegre marcette che accompagnano la sfilata pensa il complesso bandistico Città di Belluno, diretto dal maestro Atos Cocelli. In occasione di manifestazioni ufficiali, specie quando è inevitabile tirare in ballo parole come patria e soste al monumento ai caduti, siamo purtroppo abituati molto spesso a sorbirci o anche a somministrare dose massicce di retorica e di gesti ridondanti, cioè vuoti di ogni significato. Qui invece anche la sfilata, anche la sosta davanti alla lapide e la deposizione della rituale corona di alloro hanno un sapore genuino, un tono familiare che può fare anche sorridere, ma di partecipazione e rispetto. E perfino il ricordo dei caduti di tutte le guerre, ovviamente anche di quella dell'emigrazione, che di vittime ne ha fatte la sua parte, sembra perdere il sussiego irritante delle celebrazioni ufficiali per diventare meno altisonante e pomposo un semplice ricordo affettuoso, triste se vogliamo, di tutti i morti di casa, compresi quelli caduti sui campi di battaglia, come negli avamposti estremi della fatica e del lavoro. Le personalità, le autorità presenti in prima fila sono il presidente della giunta regionale del Veneto, professor Carlo Bernini, l'onorevole Mario Fioret, sottosegretario all'emigrazione in rappresentanza del governo, l'avvocato Maurizio Paniz, presidente della AEB, il sindaco di Belluno, Giovanni Crema. C'è qui tanta gente che a questo punto non si capisce più chi siano gli emigranti, gli amici, le autorità, quelli di passaggio, gli addetti ai lavori, i curiosi. È proprio questo il bello, questa fusione in un tutto amalgamato e indistinto di tutti i presenti. Dopo il saluto e l'augurio del primo cittadino di Belluno, che ha posto l'accento appunto sullo slogan «Meno emigrante, più cittadino», è la volta del presidente dell'Associazione Emigranti Bellunesi, avvocato Maurizio Paniz. Vi chiediamo, amici emigranti, di aiutarci a far sì che la nostra provincia riesca a realizzare tutta se stessa, riesca a esprimere tutte le sue grandi potenzialità, a progredire con le proprie forze migliori. E la nostra gioia sarà la gioia di non vedere disperse nel mondo le potenzialità che questa terra ha sempre saputo dare e talvolta non ha saputo godere. Alla quale siamo legati, alla quale cerchiamo di dare il nostro contributo sociale, alla quale cerchiamo di far capire che gli emigranti non sono qualche cosa da disperdere o da abbandonare. Cerchiamo di far capire che sono una realtà che deve entrare dalla porta principale, non dalla porta di servizio. Grazie. Le
Le manifestazioni per i 20 anni di vita dell'Associazione Emigranti Bellunesi si avviano ormai al termine e noi, con un volo invero assai più che pindarico, dobbiamo saltare alla sera di questo stesso giorno, 26 luglio 1986, per portarci in questo stesso teatro dove, a conclusione dei festeggiamenti, è programmato uno spettacolo folcloristico con la partecipazione dei vari gruppi e artisti della zona. Ed ecco i Belumatto, Giorgio Fornasier e Gianluigi Secco, da presentatori ad applauditissimi cantautori. Costituitasi nel 1982 come Associazione Filarmonica di Santa Giustina, la fisorchestra Gioacchino Rossini è composta da 28 fisarmoniche, due tastiere e percussioni. L'attività del complesso, tuttora molto intensa, conta numerosi concerti in Italia e all'estero, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Germania. Ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo ovunque i più ambiti riconoscimenti. Ha suonato per Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro e a Milano per la locale famiglia bellunese, dove per l'occasione ha ottenuto il prestigioso premio Ambrogino d'Oro. Il repertorio comprende diversi generi che vanno dal classico sinfonico operistico alla musica leggera, dal jazz alla musica popolare. Il poeta dialettale Ugo Neri, autore di numerose pubblicazioni, che ha partecipato in Europa a parecchi incontri con gli emigranti. Belun, posta fra Chiave e le montagne, non è deserto Roma né Milano, ma là il profumo indosso delle campagne, le porte sempre aperte e il cuore in mano. Ancora di gran ancora di quel mar che i vostri veci ambite l'Ottocento, per vivere da cristiani e parmagnani, gli ha attraversato l'anima in tormento. E su una terra nuova, dura e agra, distante quanto la luna da Belù, copala e picche, una semenza magra, in mezzo a polveroi, sudore e fumo, di far le case nuove con Tesen, rimessa a posto posto vari voli, di a far che tutto intorno fosse bene e poco in tempo una schiera dei nevoli. Nevoli par Belun restare i fiori, Belun che vi ricorda da lontano, che lavorava sempre come a voi
le porte spalancate e il cuore in mano. America, America, la più classica forse delle canzoni dell'emigrazione veneta oltreoceano, eseguita alla perfezione dal coro minimo bellunese, finisce lo spettacolo e si conclude la grande festa dell'AEB. 100 di questi giorni, si usa dire ad ogni compleanno. Beh, accontentiamoci di altri 20, purché pieni, laboriosi, umili e ricchi di frutti come questi.